Di folk ed elettronica attraverso il filtro delle parole cantautorato, sperimentale e racconto teatrale. Conosco l'infelicità è qualcosa che non sta mai ferma, per questo mi sento bene, solo giù in caserma. È stato così presentato per la prima volta alla Casa dell'Energia ad Arezzo il nuovo disco di Arco, un collettivo musicale con anime disparate. È la musica che penso quando prima di andare a dormire e poi mi metto da una parte e la suono. Io non sono un musicista, nel senso che non ho fatto conservatorio, niente di tutto ciò, semplicemente mi metto su uno strumento che non so suonare e provo a tirarne fuori qualcosa di buono. E le parole, io mi piace scrivere, quindi sono le parole le cose più importanti. La musica è una cosa che va al di là di me, al di là dell'uomo, quindi la ringrazio anche la musica. Il concerto ovviamente si è svolto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Abbiamo applicato distanziamenti, nonché ovviamente il concerto in questo caso è fruito a sedere, quindi le persone stanno a sedere con tutti i distanziamenti e le mascherine. Oggi però è una serata particolare a cui tengo molto, anche perché l'amico Andrea ha un genere musicale di sperimentazione che all'interno di questo luogo, diciamo, ne carpisce a pieno quello che oggi è, diciamo, il suo mood, cioè cercare di trovare nuove realtà importanti all'interno del tessuto cittadino, ma anche, come è in questo caso Arco, che oggi è qui live da noi, avrà anche una tournée che continuerà a Torino. E quindi, diciamo, rappresenta un po' quell'underground musicale di sperimentazione che qui piace molto. Speravo di guadagnarmi il pane come fa un cavaliere, con la lancia in resta, e invece sul casco mi tirano le pietre, e adesso ho mal di